Amiche e amici trasformabili, bentornati a una nuova video recensione. Per la linea del secondo film Revenge of the Fallen, questo è lo Human Alliance Barricade. Sigla. Ecco qua Barricade in modalità alternativa. Una stupenda macchina della polizia, anche questa piena di dettagli scolpiti e soprattutto colorati. Vediamo ad esempio questo simbolo della polizia, non so quanto riuscite a vederlo in camera, con un simbolo Decepticon. E sotto la data 1865. Qua dietro invece c'è la scritta To Punish and Enslave. La targa, il numero della macchina, le sirene. Davvero una macchina molto bella. E anche guardandola da sotto non si nota quasi niente di robotico, o meglio, si vedono delle parti robotiche, ma non si capisce bene che cosa siano. Se apriamo la portiera, vediamo che dentro è tutto molto dettagliato, con due sedili, un cruscotto, da una parte e dall'altra. Il volante, tutto molto ben scolpito anche all'interno delle portiere, e qua dentro possiamo mettere il suo partner che è Frenzy, che è articolato in maniera un pochettino strana, avendo articolazione doppia sulle anche, in modo da poter far andare avanti e indietro la gamba e ruotarle. Stessa articolazione sul ginocchio, sulle spalle, niente sui gomiti, e la testa può andare su e giù. Comunque anche questo omino può guidare la macchina. Qua, molto carino, e devo dire che come macchina è una delle mie preferite questa. Non so perché, perché come modello non mi piace tantissimo, però forse la colorazione unita a livello di dettaglio me la farà apprezzare parecchio. Comunque non indugiamo più di tanto e passiamo alla trasformazione. Prima di passare alla trasformazione, dimenticavo una gimmick di questa macchina. Qua sotto, se dispieghiamo queste due braccia, abbiamo delle cose che possono assomigliare a delle pistole oppure dei scannerizzatori, tipo quelli che ha usato Barricade per scannerizzare Sam nel primo film, al loro primo incontro. Un'aggiunta direi inutile, ma è carino che ci sia. Passiamo davvero alla trasformazione. Dunque, una volta tolto dai piedi Frenzy, apriamo le portiere in questo modo e trasversalmente stacchiamo i due fianchi in questo modo, da una parte e dall'altra, portandoli anche più avanti. Il tetto lo sganciamo da questi due perni che lo tengono fermo. Dispieghiamo le gambe, le separiamo. Questa parte la portiamo in avanti. Ruotiamo di 180 gradi i piedi ed apriamo questi sportellini laterali sui piedi. Sistemiamo le anche.
ed ecco qua, formate le gambe del robot. Poi sistemeremo bene le giunture. Alziamo un pochettino. Ok. Pieghiamo il cofano in avanti e abbassiamo questa parte rivelando la testa. Facciamo scorrere all'indietro il più possibile. Alziamo la testa, la agganciamo in avanti, così, e questa parte la richiudiamo su se stessa. Queste due ali, alette, le apriamo e queste parti le facciamo ruotare in avanti, agganciando le spalle al corpo. Ruotiamo in basso le fiancate, che ovviamente saranno le braccia. E ora le due braccia sono leggermente diverse tra loro, in cui questa si fa uscire la mano, si posiziona il pollice, si fa rientrare leggermente la ruota e si chiude lo sportello. Si piega il braccio, si chiude la portiera e si sistema un po' la parte qua in alto. Si sistema un po' la parte qua in alto, che è mobile. Da questa parte la parte superiore del braccio è uguale, mentre quella inferiore, agendo su questo pulsante, scatta in fuori la ruota. E se dispieghiamo tutti questi denti, diventa la sega circolare che abbiamo visto usare a Barricade nel film. Per completare la trasformazione, apriamo questo sportello e questa parte grigia la si incastra qua sotto sul bacino, richiudendo leggermente questa parte. Incliniamo un po' il paraurti ed ecco qua il nostro Barricade fatto e finito. Ecco qua Barricade nella cattivissima modalità robotica. Dunque, da dove partire? Partiamo col dire che stilisticamente è un altro capolavoro. È veramente bellissimo, scolpito benissimo, di nuovo colorato altrettanto bene, ha un bel po' di gimmick, anche se purtroppo questo modello ha alcune piccole pecche che non me lo fa apprezzare al 100%. Cominciamo dal dire che la mano sinistra, con questa sega rotante, è fatta anche abbastanza bene, però già la mano destra è piuttosto lunga, arriva fin dopo le ginocchia alla fine. Quella sinistra è ancora più lunga, quasi arriva a terra, ed è un po' sproporzionato in questo modo, anche se non eccessivamente. Però le gambe poi sono abbastanza difficili da posare, e anche se non sembra, forse sono un pelo troppo corte, non lo so, ha delle proporzioni un po' che mi fanno un po' storcere il naso. La sega qui viene fuori a molla, come abbiamo visto, e sarebbe stato carino se avesse mantenuto questa gimmick anche per il robot, nel senso, una volta chiusa sarebbe stato carino se in questo modo se avesse avuto anche l'altra mano, che non è presente, e B, se uscendo si sarebbe aperta da sola. Bastava una molla, un piccolo meccanismo in più per farlo, però ma non c'è, non recriminiamo quello che non c'è, delle cose in più. Come gimmick, il robot, invece di avere la maschera da battaglia come gli Autobot, può aprire la bocca. Posabilità. Allora, i piedi si possono inclinare, una buona inclinazione, possono anche ruotare, questo per la trasformazione, però
per qualche posa può essere utile. Abbiamo un'articolazione al ginocchio e quella della trasformazione qua sotto, che comunque può essere usata per ottenere qualche posa in più. In questo modo è assolutamente ridicolo. Sulle anche abbiamo una doppia articolazione in modo da poter ruotare le gambe, aprirle e chiuderle, piegarle. Insomma, possiamo fare un po' quasi quello che ci pare, però purtroppo questa articolazione è bloccata al bacino per non far salire troppo le gambe, però appunto senza far salire troppo le gambe le pose che può tenere sono più o meno limitate. Però devo dire che è comunque abbastanza stabile. Le spalle abbiamo un perno a rotazione qua, 360 gradi, e un perno per allargare il braccio qua, che però è ostacolato dal cable. Le spalliere si possono, come abbiamo visto, piegare e la parte di carrozzeria qui può ruotare come più ci piace. Il gomito può piegarsi a 90 gradi e il braccio può ruotare proprio sul gomito a 360 gradi. La mano destra è un pochettino deficitata, nel senso che per come è strutturata è abbastanza impedita da questo pannello. Comunque può piegarsi e il pollice è indipendente, anche se è abbastanza duro. Le altre dita invece possono piegarsi solo insieme qui sulle falangi. Come può interagire con il nostro Frenzy? In realtà non in molti modi, però uno è sicuramente quello di tenere stipato Frenzy in mezzo al cofano, e questo lo si può lasciare anche in modalità veicolare senza che questo dia alcun problema. Oppure qui sulla spalla destra abbiamo un piccolo lanciamissili, che non riuscite a vedere, dicevo, abbiamo un piccolo lanciamissili. Abbiamo un piccolo lanciamissili e ripiegando indietro al braccio e alzando il sedile, Frenzy può stare seduto e usare il lanciamissili. O almeno la figura, le istruzioni ci dicono di usarlo così, però mi sembra un pochettino troppo distante dal lanciamissili. Non molto pratico, insomma, però così è. Facciamo un confronto. Ecco qua, Optimus Prime dell'ultimo film, Voyager. Come altezza è leggermente, ma di poco più alto alla testa, intendo, Barricade, e dà più massa, sicuramente. Se vogliamo un'altezza precisa, tra i 18 e mezzo e i 19, forse più 19 centimetri alla testa. Mentre al punto più alto sono 21 e mezzo qua sopra. Passiamo alle conclusioni. Barricade e Frenzy Human Alliance. Sicuramente non il miglior modello di questa classe, Human Alliance, però comunque è un modello molto apprezzabile. Anche in questo caso di Barricade ne abbiamo avuto solo uno nella linea del primo film, e questa è un'ottima alternativa.
Anzi, vi direi, se volete prendere un barricade e questo lo trovate a un prezzo piuttosto basso, prendete questo perché ne vale sicuramente la pena. Se invece avete già il barricade originale, pensateci un pochettino di più. Questo è sicuramente un buon modello, come dicevo, però non è esente da difetti e magari potreste non volerlo pagare più di tanto. Direi di chiudere qui. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo come al solito di mettere mi piace, commentare, iscrivervi al canale e visitate soprattutto autorobot.it. Noi ci sentiamo a una prossima video recensione. Ciao ragazzi!